stiamo facendo un giro abbastanza tranquillo. Buongiorno a tutti amici, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono con Tresi, come vedete, e stiamo andando a fare un po' di chilometri, così la settimana entrante porto a fare il tagliando dei 1000 chilometri. Ci stiamo dirigendo verso il passo della Leonessa, speriamo che tempo regga. Sono con la mia zaurina Silvia, che è qui dietro, e stiamo facendo un giro abbastanza tranquillo. L'ultima volta che ho preso la moto ho alzato le pedane di un centimetro e mezzo, quindi vediamo oggi quanto è migliorata. Giuro che se oggi non prendo neanche una goccia d'acqua non bestemmio più per tutta la vita. E proseguire gli studi, così mi farò una cultura e diventerò prete. E a fine giornata daremo anche la valutazione sull'abbigliamento, sì. Quanto riesco a lamentarmi. Terribile. Questi che ormai si prendono proprio tutta la carreggiata. Dove finire? Anzi, a passare sopra le rotaie. I mortacci. Bello il tre cilindri. E poi abituato ai quattro cilindri, ai medi, ha subito quel tiro che serve per uscire dalle curve. E subito che lei si vuole impennare. Mortacci tua! Grandissima minchia! Se potevi ignoti! Sì, se potevi! Ma sì, è una moto, lui frena meglio! Frena prima, si ferma prima! Non dire cazzate, perché la moto si ferma più tardi di una apertura sulla frenata, e soprattutto non è come dite voi che la moto si sposta. Si sposta un parco e scambiarvi coccole con la ragazza dietro, mettete il cruise control e lei accelera da sola, intanto ecco, e scambiate due coccole, sì, ma il passeggero però vi deve seguire, perché altrimenti senza mani non guidate. Piantatela! Altrimenti le calcio via tutte e due. Passeremo proprio sul Terminillo e poi andremo al passo della Leonessa. E la strada è veramente bella, solamente che oggi, ecco, questo magari se passa sulla parte sua, è veramente veramente bella qua la strada, solamente che è un po' umida oggi. Non sono a full gas perché, come vi ricordo, il motore ha appena finito il rodaggio, quindi ancora non lo sto sfruttando al massimo, ecco. Cattiva! Che bello il Terminillo, ragazzi! Ecco, poi vi trovate queste belle curve esposte a nord, tutte umide. Tanto c'ho la zavorina dietro che si regge, non parla più. Forse ho capito perché non parla più. Dovevi vedere la tua faccia! E intanto vediamo il carattere lucente del Tracer 9 GT. E vi assicuro che ruggisce. Bello tornantone. Incazzatissima. Bella. Quasi mi sono dimenticato di averci la zavorina qua dietro, per quanto mi sto divertendo. Siamo arrivati al Terminillo. Senti il freddo della mano, te credo. E stanno 5 gradi, porca puttana! 5 gradi! Meno male che ho le manopole riscaldate, perché altrimenti congelavo. Sti cazzi! E quello mi guarda brutto e te credo. Dice, ma chi è sto matto che vi accosto con 5 gradi? Io. E qua qualcuno ha fatto il drittone. Spettacolo, ragazzi, spettacolo! Ciao! Stai da vomitare. Da vomitare? Però fanno 4 gradi.
abbiamo la stessa felpa. Oggi vi faccio vedere una bella foto che praticamente siamo vestiti uguali oggi. Perché devi andare a vomitare? Che video di merda. Non è colpa mia se sta a vomitare, ve lo giuro. In modo con me non ci verrai più. Che cazzo, così ti ci sbratto sopra. Me ne vado. Me ne sono scordato la fidanzata là. Scusa, me te l'ero dimenticato. No, telecamera. No, 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 no. Hai rotto il cazzo. Insomma, stiamo andando a Sella di Lionessa. Me se sta a pannare il casco. Che spettacolo. Paesaggio veramente mozzafiato. Lo scorso anno qui il passo era chiuso. Vediamo quest'anno com'è. E niente, anche quest'anno il passo purtroppo è chiuso. Abbiamo trovato il rifugio chiuso su Sella di Lionessa. Silvia non mangia oggi. Dai. Madonna, che c'è dentro la marmitta te? Ma che cazzo? Questo va a petrolio va. Ma guardate questo è tornante, oh. Sa che mi ha toccato la pedalina un'altra volta. Insomma amici, stiamo tornando indietro. Al ritorno faremo una strada diversa, quindi passeremo per il lago del Turano. Che spettacolo. Tanto la mia zavorina dietro gli faccio vomita pure il panino del Mac. Ma che carino sto paese, mamma mia che bello! Come si chiama? Rocca Sinibalda. Ma è figo proprio, ci saranno forse 10 abitanti, bello! Potrebbe essere il paese adatto a me. Cacchio è qua! Madonna che sasso! No, questo lo tolgo. Sicuramente aiuto a non ammazzarsi qualcuno. Ecco, questo magari lo dovrebbero fare un po' tutti i biker. Da qua ci vediamo un po' di paesaggio. Che dici, vado giù? Oh. Qui possiamo ammirare il Gran Ca. Che me ne frega. E che fai, una impennata sul Turano non te la fai? Ebbene, questo video finisce qui. Ci vediamo mercoledì ore 21 come sempre. Ciao! Guardate che spettacolo qua comunque.